Sono le principali città della ceramica siciliana. Parliamo di Sciacca e Burgio in provincia di Agrigento, Santo Stefano di Camastra in provincia di Messina, Caltagirone in provincia di Catania e Monreale e Collesano in provincia di Palermo. Fanno già parte dell'Associazione Italiana Città delle Ceramiche, ma adesso hanno deciso di costituire la strada regionale delle ceramiche siciliane. Una unione utile a valorizzare e rilanciare un settore di eccellenza, ma anche in Sicilia fortemente colpito dalla pandemia con un calo del 4% del fatturato a livello nazionale su un volume di affari che si aggira intorno ai 6 miliardi. In Sicilia il settore della ceramica conta 250 aziende nelle quali operano 2.000 addetti. Le sei sorelle della ceramica siciliana sono determinate ad unirsi all'insegna della salvaguardia e dello sviluppo con l'obiettivo di fare rete per tutelare e promuovere la filiera produttiva della ceramica artigianale, pesantemente minacciata dall'incalzare dell'impennata dei costi energetici che rischia di collocare fuori mercato il pur eccellente prodotto realizzato nelle botteghe d'arte siciliane. L'obiettivo, evidenzia l'assessore Francesco Di Mino, è quello di uscire dalla logica dell'individualismo e programmare insieme azioni comuni di tutela che consentano la sopravvivenza delle aziende e di un'antica tradizione. Io credo che fare squadra è fondamentale per tutti i territori, perché abbiamo avuto dimostrazione anche nel passato che stando da soli non si raggiungono gli obiettivi prefissati. Noi stiamo continuando un lavoro iniziato dalla precedente amministrazione, in particolare modo dall'assessore Gino Varacappa, che prevede appunto questa collaborazione tra sei comuni siciliani, che tra l'altro ci incontreremo sabato a Caltagirone, per predisporre insieme questo percorso comune. Cosa prevede questo percorso? Cioè su che cosa si punta? Allora, si punta naturalmente sulle cose fondamentali per tutti, perché da un confronto che c'è stato appunto con le altre amministrazioni di questi comuni, diciamo gli obiettivi sono comuni e quindi c'è l'obiettivo della programmazione di una serie di azioni di tutela e di sviluppo del settore delle ceramiche, la costituzione di questa strada regionale delle ceramiche, naturalmente per valorizzare tutto ciò che è unico al nostro territorio, perché le nostre ceramiche ad oggi sono bellissime, però diciamo va fatto un lavoro sicuramente di marketing importante e naturalmente questo percorso verte in questa direzione. Un percorso che chiaramente coinvolge i maestri ceramisti di Sciacca, voi li avete già incontrati, avete prospettato loro questa opportunità? Allora, c'è stato un incontro a fine agosto in cui io e l'assessore Sinagra, che è l'assessore del decoro urbano, abbiamo incontrato i maestri ceramisti e abbiamo prospettato una serie di iniziative che vorremmo portare a termine. Quindi sicuramente i ceramisti sono stati già coinvolti, verranno coinvolti nuovamente, senza dimenticarci che noi abbiamo un evento che è veramente bello, che è Buongiorno Ceramica, che ogni anno permette appunto di donare alle città una serie di opere e su cui punteremo anche per valorizzare il decoro urbano della nostra città.